Allora, rieccoci su Pokémon Argento Soul Silver. Per me non è passato praticamente nemmeno un minuto dall'ultimo episodio, mentre per voi sarà passato un giorno. Perché lo sto registrando esattamente dopo lo scorso. Ho voglia di giocare, insomma, si è capito. Noi prendiamo questa glicocca, che di nero non mi sembrava avere nulla, ma evidentemente gli sviluppatori della Game Freak pensavano che fosse nera. Attenti sempre ai bug in questi posti, all'entrata, all'uscita. C'è Cetra che ci... diciamo ci pedina. Non potevi essere che tu, divano. Sì. Che velocità, quando è che mi hai superato? Sei davvero grande, voglio farti un regalo, prendi. Vabbè. Registra dati. La funzione... non è che sia proprio utile. Ed eccoci a Violapoli. Beh, rispetto a Oro Argento, la grafica rende possibile l'espressione maggiore dello stile di ogni città, appunto. Si vede che questa città è palesemente ispirata ai villaggi, agli antichi villaggi giapponesi, diciamo. Questo scambia cocci con bacche. Andiamo a curare. Curiamo i Pokémon, parliamo sempre con tutti. Se si sa mai che ci possano dare qualcosa di utile. Questo ci dice che il Team Rocket 3 anni fa era la banda criminale che poi è stata sconfitta. No, grazie, no. No, non mi interessa. No, grazie. Allora, in questa casa si scambiava un Bellsprout con un Onix. Non ho un Bellsprout, quindi non posso scambiartelo. I Pokémon scambiati crescono, cioè ricevono il doppio di esperienza. Ok, qui c'è... ok, non possiamo usare ancora botte in testa. Roccia non la possiamo spaccare. E qui c'è l'accademia. Vediamo se ci danno qualcosa. Mi sembra che quella... no, non c'è nessuno. Allora, mi sa di no. Oh. Nome del gruppo A. Non so cosa sia. Sì. Questi qua non ci danno niente. Qui c'è la palestra. Qui c'è il market. Allora, nel market mi compro qualche Pokéball. Anche 5, insomma. Sì. E pozione
3 pozioni, sì. Anche troppo per ora. Niente. Vediamo se queste vecchiette, questi personaggi ci danno qualche oggetto. No. E allora direi che possiamo andare subito nella Torre Sprout, che sarà molto facile da sconfiggere con il nostro Cyndaquil che ha braciere. Guardate tra l'altro che bello che è la nuova Torre Sprout, vedete? Più piani, poi questi lampioni, questi ponti danno tutta un'altra atmosfera, insomma, alla città, vedete? Anche la grafica dei luoghi. Qui ci sono le due statue Sprout. Sono luoghi misteriosi questi. Noi ovviamente ogni tanto salviamo. Avrò il dito incollato su braciere adesso. È una manna per Cyndaquil. Una vera e propria manna questa torre, per farlo salire di livello. Se anche studiare fosse così divertente, cavolo. Potrei studiare tantissimo. Antiparalisi. E chi c'è? Cyndaquil. Ah, ok, sto parlando con Cyndaquil, non mi ero accorto. Facciamo il 12 e andiamo avanti così. Thank you.
Ha solo Bellsprout, praticamente. Ma in questa torre mi pare si possa trovare anche Ghastly. Sì. Ah, siamo all'ultimo piano. Una pozione. E dobbiamo sconfiggere tutti questi monaci. Se penso a, anche solo all'anno scorso, questo periodo che giocava Pokémon Oro. Medito. Attacco rapido. Beh, è una mossa utile comunque. Togliamo Fulmine Sguardo. Sembra passata una vita. Eppure devo essere contento e soddisfatto. Ecco, le ultime parole famose. Sicuramente. Proviamo magari a prenderlo da un'altra zona. Ecco, mi dispiace che ci siano questi bug. Probabilmente fatti apposta per scoraggiare la pirateria. Ora, attacco rapido. Dimenticare Fulmine Sguardo. E se io faccio, speriamo, preghiamo, sì, grazie. L'angoscia proprio. E qui abbiamo l'ultimo dei nostri amici. Per la prima volta un altro Pokémon rispetto a Bellsprout.
Ben 87 punti. Non male, eh. Giusto, mamma mia. Guardate, guardate. La prima evoluzione del gioco. Un bel Quilava. Un bellissimo Quilava. E come vedete anche il nostro caro amico che ci segue ha cambiato forma. E qui c'è il rivale. La tua forza è indiscutibile. Eccoti una macchina tecnica come ti avevo promesso. Solo una cosa, dovresti prenderti più cura dei Pokémon. Il tuo modo di combattere è alquanto spietato. Ma ricorda che i Pokémon non sono strumenti di lotta. Si sente un grand'uomo a farsi chiamare anziano. Ma è tutto fumo e niente arrosto. D'altronde non potrei mai perdere contro un tizio che va predicando la gentilezza verso i Pokémon. Gli unici Pokémon che contano sono quelli forti abbastanza da vincere. Gli altri possono anche andare a farsi friggere per me. Simpaticissimo. Il nostro rivale. Ci prendiamo la fune di fuga. E ci sfidiamo il vecchio saggio. La torre Sprout è un luogo per allenarsi. Le persone e i Pokémon mettono alla prova il proprio legame, costruendo un futuro radioso. Io sono la prova finale. Fammi vedere quanto è solido il legame fra te e i Pokémon. La comodità di accendere Alt F9 con Nvidia Shadow Play ti registra la webcam, l'audio, il gioco, tutto insieme. Non devi editare, non devi tagliare, non devi montare, non devi attaccare, accendere chissà che apparecchiature spaziali. Per fortuna che è fallita Ipnosi. Ora, prima che lui ci faccia un attacco... Ecco, appunto. Noi andiamo di attacco rapido, che è più veloce. Ovviamente l'ultimo immancabile è Bellsprout. E stavamo anche esaurendo i PP di Braciere. Eccellente. Di certo il tuo stile di lotta è irreprensibile. Non dubito che potrai batterti ad armi pari con Valerio. A proposito, un allenatore come te riuscirà senz'altro a usare questa mossa. Ci dà il flash. Tutta una torre per flash, ma... Allora... Ecco il primo Pokémon selvatico della torre. Pensavo, speravo un... Ghastly. Allora... No, al massimo... facciamo una fune di fuga. Che... è qua. Vedete com'è molto più comoda la divisione degli strumenti. Io mi ricordo che una volta che ci ho giocato qua si era buggato tutto all'uscita con la fune di fuga. Non sapevo più come fare. Perché giustamente io non sapevo che ci potessero essere dei bug allora. Povero me. Ok. Adesso io direi di
andarci a curare. E quasi quasi ci facciamo anche la palestra. Perché dividere tutto? Fare 2 milioni di episodi in cui si fa solo una cosa quando si può rapidamente andare avanti in questi primi episodi senza che succeda nulla di particolarmente eclatante. E quindi entriamo nella palestra. E vedete anche le palestre come sono state fatte, non sono più tutte standard, ma hanno ognuna dentro un motivetto, un puzzle, si può dire così, chiamiamolo così per ora. Giustamente questa altezza ti dà le vertigini perché lui è Valerio, la palestra è di Pokémon di tipo uccello. Rapido e saliamo al 15. Ah sì. Ok, sono invisibili, no, ma la voglio sconfiggere. Cosa faccio? Ok. Se ne va giù facilmente. Un altro PG. Bello 7. Nessun problema. E adesso che siamo da Valerio, salviamo e sfidiamo. So che qualcuno fa il prepotente con i Pokémon uccello perché sono sensibili alle scosse elettriche. Non permetterò che qualcuno faccia un tale affronto ai miei Pokémon. Ti mostrerò la forza dei magnifici Pokémon che solcano i cieli. E qui parte la bellissima soundtrack dei Capi Palestra. Lui ha un Pidgey al 9. Che con braciere, con due bracieri va giù. Il problema è che incomincio a usare Turbo Sabbia. Allora io faccio attacco rapido. Bene. PG 8 al 13. È ora di spiccare il volo. Guardate che bello. Io vado di braciere. Aia. Lui ha Trespolo. Muro di fumo, vediamo. No, lui non ci fa usare muro di fumo. Maledetto.
Si riprende con sto trespolo maledetto, cavolo. Beh, hanno aggiunto qualche mossa rispetto ai giochi originali, qualche mossa abbastanza fastidiosa, come vedete. Adesso io uso una pozione su cui lava. Non ha usato trespolo. No! Se l'avesse messa dentro. Invece di nuovo tutto. Tutto per quel turbo sabbia del Pokémon precedente. Adesso fallo un braciere. Oh! Da 113 punti esperienza. Siamo già al 16. Non mi resta che atterrare con onore. No, chiamati Pokémon di mio padre. E va bene, bisogna saper accettare la sconfitta. Devo darti qualcosa. Ci dà la medaglia della Lega Pokémon. Medaglia Zefiro. Sì, ci dà trespolo. Quella mossa, diciamo, caratteristica di ogni capo palestra. Non è male, questa mossa. Quindi, ragazzi, dopo aver conquistato la prima nostra medaglia, io direi di finire l'episodio qui. Come al solito, noi ci vediamo nel prossimo episodio, in cui scenderemo verso la grotta di mezzo, diretti ad Azalina, e le rovine d'Alfa le faremo in un episodio a parte, e non subito. E quindi, come al solito, un buon proseguimento a tutti. Alla prossima.